Sola, è arrivato il via libera dal Ministero dell'Interno dopo anche l'intervento della deputata del 5 Stelle Valentina Corneli. La fusione, la cosiddetta fusione tra i tre comuni è cosa fattibile, bisogna farla. Esatto, noi una settimana fa avevamo anticipato in conferenza stampa come il tema della fusione Nuova Pescara sarebbe arrivato all'attenzione dell'agenda di governo grazie all'impegno e all'attività della nostra deputata Valentina Corneli, e a distanza di qualche giorno è già arrivata questa risposta all'interrogazione da parte del Ministero degli Interni, nel quale fondamentalmente vengono chiariti tutti quelli che erano i dubbi e le perplessità più o meno condivisibili che erano state sollevate riguardo questo processo di fusione. Quindi via libera totale già da adesso, anche per la possibilità di avere certificati per l'assenza dal lavoro sia per le commissioni della Nuova Pescara che per le assemblee costitutive, e così come è stato già chiarito che è stato già ampliato il fondo messo a disposizione dei comuni che si fondono con ulteriori 6 milioni e mezzo di euro. E la riforma del TUEL, che andrà in corso di discussione in Senato a breve, prevederà tutta una serie di potenziamenti per quelle attività e quelle funzioni che volte ad agevolare e favorire quanto più possibile i processi di fusione. E la Nuova Pescara, che sarebbe la fusione più grande mai realizzata in Italia, sicuramente ha l'opportunità di porsi in un ruolo da protagonista in questo percorso. Tutte le nebbie che c'erano sono state dissolte, e quindi adesso è il momento della politica di fare i propri passi, perché adesso bisogna prendersi le proprie responsabilità e dire se si vuole o non si vuole fare l'unione di della Nuova Pescara, perché adesso c'è soltanto da lavorare e da raggiungere un obiettivo voluto da 100.000 pescaresi che hanno votato al referendum di qualche anno fa.